finito pochissimi giorni fa, sono 200 ml, non mi è durata tantissimo perché l'ho aperta a metà agosto, sì, che ero in vacanza a casa al mare. Sono stata subito colpitissima da questa acqua micellare. Ovviamente è un prodotto bio, eco bio certificato, ICEA, quindi ottimo, ottimo inci. Ha un profumino delicatissimo ma veramente buono di frutti rossi che a me piaceva tantissimo, non riesco ad aprirlo, ecco. Buonissimo veramente, per niente artificiale. Qua dice viso occhi, io non vi so dire come struccano le acque micellari sugli occhi perché non le uso solo sul viso. Dato che comunque tendo a truccarmi di più gli occhi, sì va bene, uso anche spesso anti rossetti, però per la vita di tutti i giorni trucco molto di più gli occhi, per cui tendo a usare sempre il bifasico, anche se non uso mascara waterproof. In ogni caso, sul viso è fantastica, vi lascia il viso. Per parte che strucca veramente in un attimo, basta una passata con il cotone, poi ovviamente vado comunque sempre a lavare il viso con un detergente, però veramente già porta via quasi tutto in un attimo e in più vi lascia la pelle super elastica, ma veramente super idratata, sembra quasi più un tonico che un'acqua micellare, non sentite quella sensazione proprio di detergente, quindi mi è piaciuta veramente tanto. Costa, diciamo, per un prezzo medio. Alternativa economica, vi nomino la Garnier, l'acqua micellare di Garnier, quella diciamo col tappino rosa classica, che mi ricorda tantissimo la Bioderma, secondo me è molto simile e che mi piace tantissimo. Poi, gel detergente, non è un gel ma è una crema, anzi qua dice emulsione, detergente viso, l'ho scoperta recentissimamente ma mi sono innamorata quindi ve la devo assolutamente nominare, ed è questa emulsione detergente viso dermopurificante di Athenas, quindi l'erboristica, che voi trovate tranquillamente da Tigotà, prezzi assolutamente accessibili, ed è una emulsione per pelle mista impura, però vi dico la verità, il disegnino del soffione sul packaging indica veramente la delicatezza di questo prodotto. Non è assolutamente aggressivo, non secca la pelle, anzi la idrata. È proprio un'emulsione, è delicatissima in crema. Io lo uso col Clarisonic e veramente ha una resa fantastica. Pulisce benissimo il viso, sentite proprio la pelle pulita, fresca, rigenerata e che non tira. Quindi secondo me va benissimo anche per le pelli normali, ora magari per le pelli secche forse è un po' leggerina, però io lo trovo veramente un ottimo, ottimo prodotto, lo sto usando da una settimana, quindi pochissimo, però mi sento già di dire che è un ottimo detergente. Vi metto sempre un po' due alternative in modo che, perché scegliere proprio un prodotto per me è veramente difficile. Altro detergente che adoro, però costa tantissimo, è di Alpha H, che è un brand australiano, che trovate sui siti inglesi tipo Cult Beauty, Space NK eccetera, ed è un detergente cremoso anche quello. Io non amo particolarmente i detergenti in gel, preferisco i detergenti cremosi, anche perché usandoli con la spazzolina, con Clarisonic, rendono meglio secondo me sulla pelle, e è ottimo, 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 è un detergente molto basico, va bene per tutti i tipi di pelle, vi metto anche di questo la fotina. Sembra, ha la consistenza quasi di un latte detergente, però poi pulisce veramente a fondo, non fa troppa schiuma, mi trovo da Dio e spero di ricomprarlo presto perché comunque costa, a volte escono quei set un pochino più convenienti e quindi sto aspettando che esca qualcosa del genere. Faccio una fatica bestia, scusate a parlare perché sono raffreddatissima, tra l'altro mi sono accorta che mi si è girata la collanina, fantastico, ok, e in più queste luci mi stanno facendo morire di caldo. Beh, ce la posso fare. Allora, poi bifasico vi nomino sicuramente il Sensitive di Garnier, che è quel detergente che adesso vi comparirà qua nella boccettina un po' più grossa dei classici bifasici per gli occhi, perché potete usarlo anche per il viso. Secondo me è il bifasico migliore che abbia mai provato, mi toglie tutto in un attimo, non mi brucia, perché spesso a me i bifasici fanno bruciare gli occhi, non unge assolutamente e costa poco, quindi vi consiglio quello. Poi, tonico, anche qui non l'ho qua con me, quindi ve lo nomino e vi metto la foto, ed è il tonico alla rosa del Dr. Organic, che potete trovare direi su Ecoverde, sì, direi di sì, perché mi confondo sempre con questi siti ecobio, comunque se lo cercate su Google sicuramente trovate i negozi dove poter reperirlo.
È un tonico fantastico, fantastico. Premesso, io adoro l'odore di rose, quindi se non vi piace l'odore di rose non vi può piacere questo tonico. In ogni caso, a parte la profumazione, io trovo che quello sia veramente un tonico, nel vero senso della parola. Tonifica la pelle, ve la lascia super morbida, super idratata e preparata per i trattamenti successivi. Quindi non posso che consigliarvi quel tonico, ne ho provati tutti i tipi, è assolutamente senza alcol, è a un inci ottimo e per cui io, lui è il mio preferito. Ruoto sempre, cambio sempre, però poi torno sempre da lui. Poi mist, allora per mist intendiamo un'acqua che voi andate a spruzzare sul viso, diciamo piena di principi attivi buoni che vi aiutino a calmare, lenire, idratare, illuminare la pelle. Io non uso tantissimo questo tipo di prodotti, vi posso però menzionare l'acqua termale, che io uso appunto a mo' di mist, spruzzandola sotto il viso secondo necessità. La uso spesso anche quando depilo, diciamo, la zona dei baffetti, perché magari mi si arrossa un po' la pelle, allora vado a spruzzarla e mi lenisce tantissimo. Tra tutte quelle che ho provato, la mia preferita è quella di La Roche-Posay, perché è per pelli sensibili e ha veramente un'azione calmante. Vedo proprio che anche quando faccio magari una maschera un pochino più purificante di quelle che asciugano tanto, quindi poi quando andate a toglierle un pochino la pelle è arrossata, se poi dopo spruzzo l'acqua termale di La Roche-Posay, il rossore mi va via molto più velocemente. Questa quindi ha tantissimi, diciamo, benefici. Ne sono a più di metà perché l'ho usata anche tutta l'estate. Piace anche a mio fidanzato per rinfrescarsi quando fa molto caldo, perché se la spruzza un po' ovunque e si rinfresca subito, perché la tengo in frigorifero. Poi detergente intensivo o scrub? Allora, il prodotto che vi faccio vedere secondo me unisce le due cose. È un prodotto da farmacia che però penso si possa comprare tranquillamente senza bisogno di ricetta. Mi è stato consigliato dal mio dermatologo, che io sono seguita per l'acne perché tendo all'acne, ora è un periodo buono per fortuna, nonostante il cambio di stagione. Ho recentemente scoperto tra l'altro di essere intollerante, allergica, ora non so bene, all'acido glicolico. Io, convinta che mi aiutasse, usavo tanti prodotti con l'acido glicolico, ho provato a eliminarlo completamente dalla mia skincare e la mia pelle è migliorata, ma veramente nel giro di 3 giorni. Mi creava veramente degli sfoghi esagerati, per cui sono praticamente certa di non tollerare quel tipo di acido. Per cui invece vado più sull'acido salicilico o su altri tipi di rimedi per l'acne, ma questo è un discorso a sé. Presto vi farò un video comunque sulla storia della mia acne, perché mi è stato anche richiesto da più persone. Comunque, questo detergente che vi faccio vedere è un gel detergente viso-corpo, si chiama Hydrastin Gommage con microsferole di jojoba ad effetto levigante. Questo qua mi è stato consigliato dal mio dermatologo già da anni, vi parlo almeno da 3 anni, ed è un detergente che io uso appunto quando la mia pelle è veramente disastrata e ha bisogno di essere rinnovata completamente. È un gommage molto delicato ma veramente efficace. Vi leviga veramente tantissimo la pelle, pulisce tantissimo i pori e vi schiarisce i segni dell'acne. Si può usare tranquillamente tutti i giorni. Io quando ho proprio bisogno lo uso tutte le mattine, altrimenti quando vedo che la situazione sta migliorando lo uso a mattine alterne. Adesso l'ho momentaneamente accantonato perché vedo che va meglio, però ce l'ho sempre, lo finisco, lo ricompro, lo finisco, lo ricompro. Mia mamma lavora in farmacia, quindi me lo fa arrivare perché non lo tiene in assortimento, però se voi chiedete sicuramente ve lo fanno arrivare, di una ditta di Latina che si chiama RCA, quindi penso sia abbastanza facilmente reperibile. Quindi per me questo è il trattamento intensivo, nel senso quando proprio la mia pelle ha bisogno di qualcosa in più. L'ho usato anche in primavera sulle spalle perché mi era uscito uno sfogo abbastanza pesante di acne sulla schiena, cosa che non mi era mai successa prima, ma credo che sia perché ho di nuovo fatto crescere tantissimo i capelli. Probabilmente quando facevo i trattamenti sotto la doccia, quindi le maschere, o mettevo il balsamo e lo lasciavo lì in impacco, non li raccoglievo e secondo me mi hanno un po' occluso i pori. Infatti da quando ho iniziato a poi a raccoglierli con la pinza, l'acne mi è passata. Credo che fosse quello il motivo. Poi contorno occhi preferito, non l'ho qui con me, ma conto di ricomprarlo a brevissimo, è il contorno occhi all'avocado di Kiehl's, che trovo veramente ottimo, super idratante,
Lo uso di sera perché per il giorno è un po' pesantino e ha una texture veramente particolarissima. È molto gommoso quando voi andate a prenderlo, ma una volta che lo stendete si trasforma quasi, diventa quasi acquoso. Anche se però voi sentite l'effetto che ha sulla pelle, aiuta tantissimo a distendere le rughe d'espressione, comunque le rughette, e è molto molto idratante e nutriente, quindi lo trovo un ottimo contorno occhi. Poi, siero. Vi faccio vedere un siero più economico e poi vi parlo di un siero costoso che adoro. Quello più economico è il siero purificante di Bioficina Toscana, che anche questo tengo sempre nel mio armadietto. Compro e ricompro, ora sono già a metà di questo che ho comprato da poco, verso fine agosto direi. E questo qui è per me un prodotto fantastico, costa intorno a 12 euro se non mi ricordo male, e mi riequilibra tantissimo la pelle. Se io vedo che inizio a essere un pochino più, di avere diciamo una zona T più oleosa, se inizio ad avere un pochino più di puntini neri eccetera, compro questo siero, dopo una settimana letteralmente di utilizzo la mia pelle migliora tantissimo, quindi io lo tengo sempre 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 a portata di mano. Adesso è un periodo che lo sto usando tutti i giorni perché comunque nel cambio di stagione, dato che tendo appunto a avere un pochino più di sfoghi, voglio prevenire questa cosa e devo dire che ci sto riuscendo, perché ho veramente solo un brufoletto qua nel lato del mento e sono praticamente a 2 giorni dal ciclo, quindi per me è una gran conquista. Però questo siero ha veramente tantissimi ingredienti ottimi all'interno e ecco la sua pompettina. Ne fanno di vari tipi di questi sieri, Bioficina Toscana. Io ho provato solo questo perché gli altri ritengo che non facciano per la mia tipologia di pelle, però ne sento parlare comunque bene, per cui secondo me sono prodotti ottimi. L'altro siero di cui vi parlo è l'Advanced Night Repair di Estée Lauder, che conosce tutto il mondo. È un prodotto costoso, però veramente fantastico, ve ne ho già parlato anche in altri video in passato. È un prodotto che prepara la pelle ai successivi trattamenti, fa un'azione anti-age, fa un'azione rimpolpante, fa un'azione ristrutturante, fa un'azione rigenerante, cioè fa tutto quel siero. Ha una texture secondo me piacevolissima, velocissima, nel senso che si assorbe subito e va usato la sera, però si può usare anche diciamo in altre situazioni, prima dell'esposizione al sole, diciamo ci sono vari utilizzi, però io lo uso di solito la sera e anche prima di altri sieri, quindi non è che dovete usare per forza solo quello, però è un prodotto veramente fantastico e al mattino dopo la pelle è veramente rigenerata. Quando non lo uso, tipo in questo periodo che non ce l'ho perché l'ho finito e non ho adesso intenzione di comprarlo subito perché mi sento male al pensiero, però vedo che mi manca come prodotto, per cui quando ho l'occasione me lo faccio regalare o comunque se ci sono degli sconti lo ricompro. Poi, crema giorno. Crema giorno, io non ho una crema giorno proprio del cuore che dico oddio, devo assolutamente comprarla e ricomprarla. Le cambio spesso, ne uso tantissime. Vi faccio vedere quella che sto praticamente finendo, che mi ha accompagnato per tutta l'estate e in questa prima parte dell'autunno, che mi è piaciuta molto, quindi è anche abbastanza accessibile, ed è una crema di Olatz. Questa qui è la Total Effects 7-in-1 ed è quella leggera, quindi per le pelli miste, ed ha SPF 15, per cui unisce un po' tante funzioni, quindi anti-age eccetera, idratante con SPF, per cui secondo me è perfetta. Mi piace molto il fatto che abbia la pompettina, quindi è molto igienica, e in più usate bene tutto il prodotto perché va su da sola, non sprecate niente. Ottima base trucco, mi sono trovata veramente bene, quindi non ho molto altro da dire. Come altre creme che mi abbiano rubato il cuore da giorno, non mi viene in mente altro. Poi, olio viso, ve lo salto a pie pari perché non utilizzo oli viso. Ho usato per un certo periodo il Midnight Recovery Concentrate di Kiehl's, che però ho notato che per quanto sia un ottimo veramente prodotto, per me era comedogenico. L'ho detto giusto? Vabbè, non lo so. Comunque mi occludeva i pori, era pesante per la mia pelle. Purtroppo le cose troppo concentrate di principi attivi naturali, perché poi sono tutti naturali,
fanno un effetto, nonostante si possa pensare com'è naturale, dovrebbe solo che farti che bene, invece per me certe concentrazioni troppo elevate mi vanno a scombussolare tutto l'equilibrio. La mia skincare deve essere piuttosto semplice e basica, quindi salto questo diciamo punto e vi parlo invece della crema notte. La crema notte mia del cuore di sempre è la Multiactive di Clarins, la versione notte appunto, che mi piace molto di più della versione giorno, e io uso quella leggera perché appunto avendo una pelle mista tendente al grasso durante i mesi estivi, però principalmente mista, è quella che per me è migliore, è fantastica, costicchia, non mi viene in mente nessun'altra alternativa economica purtroppo, quindi per me la mia preferita da notte è quella, perché è sia antirughe per le prime rughe, ricompattante e rigenerante. Poi maschera purificante, amore proprio totale è la maschera al vetiver di Cadì. Vi metto anche qua la foto perché l'ho finita già da prima dell'estate, conto di ricomprarla, anche se adesso volevo provare quella al neem, che dicono che sia molto buona, quella maschera mi porta via veramente qualsiasi schifezza. Ve lo dico proprio papale papale, per cui come maschera purificante per eccellenza non posso che scegliere lei. In realtà la domanda era purificante e detox, è anche detossinante perché comunque contiene tante erbe eccetera. Poi, maschera in tessuto, vi nomino la maschera, la bava di lumaca di Tony Moly, che ho trovato ottima. È una maschera, diciamo, ricompattante e anche un po' anti-age. Veramente, tra le maschere in tessuto che ho provato, è quella che mi ha dato i risultati più immediati, più proprio tangibili sull'elasticità della pelle e sulla compattezza. E quindi ve la metto insieme alla anti-age, che poi c'era la domanda successiva, quindi le unisco, anche perché ancora comunque io ho 31 anni, non ho l'esigenza di utilizzare prodotti così tanto anti-age, sì, per le, diciamo, le prime rughe, ma più che altro mi servono prodotti che mi attenuino i segni della stanchezza. Poi maschera idratante invece ce l'ho, ed è questa di Bottega Verde, che è la maschera alla magnolia antistress illuminante pelli disidratate e stanche. È una maschera ottima, delicatissima, tra l'altro sono qua, quindi l'ho diciamo quasi terminata, la uso quasi tutte le settimane, perché soprattutto la domenica, diciamo dopo tutta la settimana, il weekend magari che esco eccetera, mi aiuta tanto a diciamo a ristabilire l'equilibrio nella mia pelle. Mi illumina, è vero, ha un effetto antistress, antistanchezza, è molto piacevole, molto leggera, molto idratante, si sciacqua benissimo e tra l'altro è molto rapida perché dice di tenerla 3 minuti, io la tengo anche di più, faccio proprio un bel impacco, però se avete fretta in 3 minuti fate prestissimo e vi dà una botta di vitalità. Olio corpo, vi nomino assolutamente l'olio divino Will Divin, come si chiama, di Caudalie, che trovo un olio fantastico, che si può usare anche sul viso e capelli, io lo uso solamente sul corpo, l'ho comprato e ricomprato più volte, soprattutto in quei cofanetti che trovo magari in farmacia, parafarmacia, dove ci sono altri prodotti, tra cui anche lo scrub, che è uno dei miei preferiti. E adesso però vi voglio nominare un altro prodotto Bottega Verde che sto utilizzando da circa una settimana e tra l'altro ne ho già usato un bel po' perché mi sta piacendo molto, ed è questo qui, all'Argan del Marocco, olio sublime certificante nutriente. Dato che nel cambio di stagione spesso io soffro di dermatite, quindi la mia pelle, soprattutto nella zona della pancia, dei fianchi, si squama proprio perché la pelle si rinnova, applico tutte le mattine l'olio, anche tutte le sere dopo la doccia a seconda di quello che preferisco, e mi aiuta tantissimo a mantenere la pelle morbida e idratata più che una crema o un burro, quindi lo uso da una settimana sola, ma ne ho usato un bel po' perché sto cercando appunto di, insieme allo scrub, far rinnovare più velocemente la pelle dove ho avuto la dermatite. Questo mi piace molto perché è molto nutriente, ma si assorbe molto velocemente e non lascia la pelle unta. Non mi piace particolarmente l'odore, che trovo un po' artificiale e stucchevole, ma ci posso passare sopra, ecco. E quindi questo ve lo consiglio. Poi, scrub corpo, il mio preferito è quello di Geomar, quello diciamo drenante, come si chiama, vabbè, più giallino.
Non ho provato ancora il Talasso e gli altri, voglio provarli a presto, quindi vi nomino quello assolutamente, ma vi nomino anche quello che sto usando adesso perché è stata una piacevolissima scoperta, che è questo di Organic Shop ed è lo scrub al caffè e zucchero, che ha un profumo, ragazzi, cioè non potete capire la bontà. Sa di caffè, ha questa consistenza tipo di color caffè, sa di caffè, ma io ci sento anche odore di liquirizia, che mi piace da morire, e sotto la doccia diventa quasi balsamico come odore, pervade tutto il bagno, oltre ad essere comunque un ottimo ottimo scrub. È bello efficace perché i granuli dello zucchero sono belli spessi, ma non è aggressivo e veramente forse non lascia la pelle idratatissima, nel senso che dopo comunque metto la crema, però vi porta via la pelle morta assolutamente benissimo, la pelle bella liscia. E costa qualcosa come 3 euro, quindi veramente consigliatissimo. Poi, anticellulite. Anticellulite vi nomino un prodotto costoso e un prodotto economico. Quello economico è questo di Seisol, che potete trovare tranquillamente, mi sembra da Tigotà o comunque acqua sapone, eccetera. Questo è il gel effetto freddo, con escina, caffeina, carnitina e alga rossa atlantica, azione drenante. Mi è piaciuto un sacco, l'ho finito da 2-3 giorni, adesso ho aperto un altro prodotto di cui poi vi parlerò. E questo qui è un gel molto leggero, si assorbe velocemente, potete fare un bel massaggio senza dover stare lì delle ore, e io ho notato degli ottimi effetti ricompattanti e principalmente ricompattanti. Io non ho grossi problemi di cellulite, però vedo che la poca ritenzione che avevo praticamente se n'è andata completamente. Il prodotto costoso invece di cui vi ho già parlato un sacco di volte è le capsule di Collistar. Quindi io le uso in primavera come trattamento preventivo pre-mare, diciamo prova costume, perché costicchiano, però sono veramente un trattamento intensivo, sono alla caffeina pura, perché infatti fa parte della linea attivi puri, e sono queste ampolline che voi, diciamo, monodose, con cui con un'ampollina riuscite a fare, diciamo, tutte le cosce e i fianchi, i glutei. Sono fantastiche, cioè io vedo proprio dei risultati ottimi, e ogni anno, sono già da questo qui è il terzo anno o il secondo, non mi ricordo perché non è tantissimo che sono uscite, io le compro perché per me sono un trattamento top. Poi crema mani, anche qui non ho ancora trovato la crema mani della vita, ma vi parlo di una crema mani che ho finito recentemente, che è quella di Kiehl's, che mi sembra che ci sia con varie profumazioni. Io avevo quella all'uva che mi era stata regalata dalla mia migliore amica, e diciamo che tra tutte le creme mani che ho provato nell'ultimo periodo è quella che ho trovato più nutriente. Io non ho problemi particolari di secchezza della pelle, per cui non ho bisogno di creme mani esageratamente intensive o nutrienti, però questa secondo me non era troppo pesante, ma mi lasciava le mani belle belle idratate. Infine, prodotto Jolly, io vi faccio vedere due prodotti Jolly. Uno è il siero, anzi il booster alla vitamina C di Sephora, di cui vi ho già parlato, riparlato, straparlato e non mi sopporterete più, ed è diciamo quello antistanchezza, illuminante, eccetera, che io sto adorando e sto praticamente terminando. Lo mischio tutte le mattine alla mia crema giorno, in questo caso questa qua, 3 goccine. Mi ha aiutato tantissimissimo con la luminosità della pelle e a schiarire i segni dell'acne, veramente me li ha schiariti tanto. E quindi ho scoperto che la vitamina C mi fa bene, per cui adesso mi sono comprata il siero, quello di Diego Dalla Palma, la vitamina C, che devo ancora aprire, ma su cui ripongo veramente tante aspettative. L'altro prodotto Jolly, e qui finiamo perché sono raffreddatissima e non riesco più a parlare, è il tea tree oil. In questo caso questo è di The Body Shop, lo fanno tantissime case, comunque tantissimi, lo fanno in tantissimi marchi. Questo è il trattamento che io uso in casi di assoluta emergenza e necessità, cioè quando vedo che proprio mi esplode lo sfogo di acne inesorabilmente, metto 2 o 3 goccine nella crema notte prima di andare a dormire, e 99 su 100 al mattino dopo praticamente i brufoli che stavano per spuntare si sono già quasi volatilizzati. Ovviamente non me li fa scomparire del tutto, però li aiuta a non esplodere, si diciamo rinculano, non so se si può dire su YouTube, però
diciamo che li neutralizza, li stronca sul nascere, ecco, e trovo che sulla mia pelle il tea tree funzioni divinamente. Bene, ho finito, anche perché veramente non ce la faccio più. Questo tag mi è piaciuto tantissimo, infatti adesso taggerò due o tre mie amichette qui sul tubo. E spero che il video vi sia piaciuto, ovviamente siete tutti invitati se fate video a fare questo tag, perché secondo me è molto carino. Se non vi siete ancora iscritte, iscrivetevi al canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, mettete un like se il video vi è piaciuto, ci vediamo al prossimo video, ciao!